Benvenuti amici di Pistoia Live a questa gara 1 di quarti di finale di playoff. Si affrontano, come tutti sapete, Giorgio Tesi Group e Scafati. Clima già infuocato tra le due tifoserie. Ecco la lettura dei quintetti. Meini, Graves, X, Topo e Fajardo, che sostituisce Galanda nel quintetto base. Dall'altra parte Sorrentino, Mays, Ghiacci, Baldassarre e Slay. Palla a due al Pala Carrara. Prima partita dei quarti di finale, salta Fajardo e la palla è di Meini. Pistoia che ha sprecato un'occasione colossale all'ultima gara di campionato, come tutti voi sapete, andando a perdere sul parquet di Veroli con Barcellona, che perdendo proprio da Scafati. Parte bene la squadra ospite con un gioco da tre punti dell'ala della guardia americana Mays. Fallo di Graves. Tiro libero supplementare per Dwayne Mays. A segno Meini, marcato forte da Sorrentino. Ancora Meini, si gira a fronte al canestro, fa la schiacciata per Graves. Fallo restituito da Mays. Niente tiri liberi però per Graves. Allora Meini, molto aggressivo Sorrentino. Mays che attacca Baldassarre, Graves scusate, baglia il tiro che va sul ferro. Ecco Mays, transizione, ancora Mays, palla sotto per Baldassarre contro Fiorello Toppo. Palla deviata da Toppo in fallo laterale, rimessa per Ghiacci. Mays, Fajardo forte in aiuto. Toppo, palla sotto per Baldassarre che scarica per Sorrentino dall'ala. Sbaglia il tiro da tre, palla lunga per Fajardo che controlla, stoppato da Sorrentino. Palla che carambola su Fajardo e termina a fondo campo. 3-0 per Scafati dopo un minuto e 10 secondi di primo quarto. Sorrentino si affaccia nella metà campo offensiva, cercato Slay sotto canestro, eccolo, ricezione molto difficoltosa per Slay che adesso fronteggia Toppo. Ancora Toppo, Slay, ancora Toppo contro Slay. Slay che poi tira da tre, sbaglia, tocca il rimbalzo Ghiacci e concede un altro possesso offensivo. 5 punti di Mays. Partita forte la guardia americana.
X Toppo. Graves, finta la partenza, arresto e tiro, canestro, primi due punti per Pistoia che sblocca il tabellino 5-2. Screzzi fra Toppo e Slay, Ghiacci in palleggio, Slay contro X, Ghiacci da tre, sbaglia il tiro, Fajardo però conquista il rimbalzo e apre per Meini, viaggia Pistoia per X che sale in cielo e sfonda Slay. Squadra che sembra avere un po' di paura in questi primi minuti, un po' legata, sembra appunto abbia paura di prendere per mano la partita. E partita che per ora rimane sul punteggio di 5-2. Con i soli Mays e Graves a segno, Sorrentino per Mays, sale Ghiacci seguito da X, Baldassarre contro Fajardo, no, fallo ancora di Pistoia che ha già commesso tre falli in meno di tre minuti. Tifosi discafati con banane gonfiabili in mano. Baldassare intanto segna altri due punti e porta Scafati sul più 5. Fajardo per X, Graves contro Mays in post basso, Graves, bel giro dorsale ma appoggia male al ferro, già due tiri sbagliati da Graves, si aggaggiano Toppo e Slay e altro fallo fischiato a Pistoia, quarto fallo di squadra in meno di 4 minuti, anzi 3 minuti scarsi, 3 minuti poco più e già praticamente in bonus Pistoia. Palla sbagliata, rimessa sbagliata da Scafati e dunque Pistoia che riconquista il possesso, un possesso importante perché siamo già sotto di 5 lunghezze. Fallo di Mays, fallo di Mays sotto canestro, secondo fallo di Mays. Buona notizia almeno questa per i falli. Esce proprio Mays, autori di 5 punti di Scafati, entra Busciati. Rimessa a fondo campo per Fajardo, esce X dai blocchi, anticipo di Sorrentino che poi vuole anche la rimessa, Meini gli fa vai, difendi, vai, però facciamola la rimessa ragazzi perché è nostra. X sembra un po' in vacanza questi minuti. Meini, anticipo di Baldassarre, ma no, ma come antisportivo, cercava il pallone. No ragazzi, però così, secondo fallo di Fajardo antisportivo, ma come, è andato per prendere il pallone, non l'ha trovato, ha cercato di recuperarlo. Baldassarre ai tiri liberi, mette il primo. Secondo, Baldassarre non neanche un gran cecchino a tiri liberi, 66%. Rimessa per Scafati, 9-2 per Scafati. Ghiacci stoppato da Fajardo, forza ragazzi,
parte il contropiede Pistoia. X per Meini, da tre, Meini! Meini, 9-5, vediamo se ci si sveglia. Ancora sportellate di Slay, che sfonda! Che sfonda! E andiamo! Spinge, spinge, sotto canestro, e Fiorello subisce sfondamento. Forza, tre fa Graves, doppia uscita di Fajardo e Toppo, ancora Toppo per Graves, pronto sul cubo dei cambi l'arma letale. Graves attacca Ghiacci, scarica per Fajardo che prende un tiro di coordinazione molto strana, finisce sul primo ferro. Fajardo aiuta forte su Sorrentino. Slay trova la ricezione sotto per Slay aveva trovato la ricezione sotto canestro. Fallo, blocco regolarissimo di Toppo. Fajardo potrebbe ribaltare per Graves che si arresta, tira da tre, sbaglia, ma la palla è nostra, è nostra la palla. Rimbalzo, palla rimbalzata sul corpo di Slay, è finita a fondo campo. Entra l'arma letale e adesso troverà i suoi avversari un po' più stanchi di lui, anche se di poco, però tutto fa. ...5:07 sul cronometro. Meini, Galanda, X si smarca da Busciati, ancora Busciati, Busciati che simula tantissimo. Toppo schiacciato da terra per l'arma letale che inaugura il canestro, così è entrata l'arma letale, è entrata, meno uno per Pistoia. Meini che, come si suol dire, rompe le scatole a Sorrentino. Ghiacci ancora sotto per Slay, Ghiacci attacca X, no, no così ragazzi, però e no così, non si può fischiare tutto, fischiamoli anche di là poi, ecco l'aeronauta, secondo di X, secondo di Fajardo, uno a testa per Toppo e Graves, già sei falli. Insomma, Ghiacci dalla lunetta, 10-8. I liberi, entra anche il secondo. Graves, contropiede. Non si materializza la transizione. Graves sfrutta il blocco di Jack, poi si arresta da tre e la mette! Meini lì sulle gambe, su Sorrentino, blocco ai limiti della regolarità di Busciati. Baldassarre per Ghiacci, marcato da Cortese. A bocca sulla finta Galanda, Baldassarre per Sorrentino che entra, no, e mette una tripla ai limiti della correttezza, veramente correttezza sportiva. Palla sotto per Galanda, Salerichi che però spara sul ferro come ha fatto Sorrentino, ma non entra a lui. Slay si aggiusta la difesa di Pistoia. No, ancora fallo, ma non si può fischiare 7 falli in 6 minuti. Sette falli
dopo neanche 7 minuti. Un fallo al minuto per Pistoia. Va bene che sta la panchina lunga, ma così no. Due falli a testa per Topo, X e Fajardo. Ci manca altro l'arma letale. 15 a 11 per Scaffati, che a suon di tiri liberi sta prendendo il largo. Comunque riesce a mantenere la testa avanti. Sul cubo dei cambi Saccaggi, anticipato Meini, Topo si gira dalla media e spara sul ferro. Busciati per Ghiacci. Piede. Palla che va a Pistoia. Ghiacci, diciamo, non la persona più amata a Pistoia, ecco. Sette su sette ai tiri liberi per Scaffati. E sono praticamente i punti di vantaggio, quasi. Oh, era l'ora! Fallo di Sorrentino. Aggressivi sì, però anche a loro qualche fallino. Saccaggi, Topo, sale Cortese. Topo alza la parabola e segna due punti. Sorrentino, blocchi di Busciati, diciamo non ortodossi. Ghiacci ancora sotto, cercato Slay, anticipato bene da Galanda e portato fuori il perimetro. Cambio Slay con... questo era fallo di Topo. Questo era fallo, pallone controllato, toccato da Graves, controllato da Topo. Questa volta ci hanno voluto bene, perché sarebbe stato il terzo di Fiorello. Cortese in uno contro uno spara per aria un tiro non eccellente, mentre Slay spara e bene da 3, più 6 per Scaffati in un primo quarto molto intenso. Graves da 3 vuole rispondere a Slay, ma sbaglia, prende rimbalzo, scarica per Topo, una palla non facilissima, e poi il capitano subisce fallo da Ghiacci. Partita molto fallosa, già 12 falli in questo primo quarto. Tiri liberi per Topo, a segno. Secondo tiro libero, a segno. Busciati per Slay, Baldassarre, Ghiacci, ancora Slay sotto canestro. Ah, dietro schiena di Sorrentino, il backdoor, scusate. Moretti con una faccia perplessa sulla difesa di Saccaggi. Ecco Saccaggi cercare il gioco a due con Topo, si arresta da due e rimedia alla disattenzione difensiva con un tiro da due punti. Cortese si fa battere da Ghiacci. Busciati si arresta da tre, sbaglia, rimbalzo Eddie Graves che parte in contropiede, però si chiude bene la difesa di Scaffati, che però lascia libero Cortese. La
apre il fuoco dalla linea dei tre punti. Pistoia meno 1 a 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ed è finito il primo quarto con Pistoia che con un guizzo riesce a portarsi sotto di un punto a una buona scappata. Sul divano a riprendere la visione di questa partita, secondo quarto che ha inizio con la rimessa di Busciati per Sorrentino, marcato da Saccaggi, in campo Borra al posto di Toppo e Rullo al posto di Graves. Ghiacci attacca il canestro, Borra si oppone, ancora Ghiacci che subisce fallo ancora da Borra, ancora un altro fallo di Pistoia. Tiri liberi su tiri liberi per Scafati. Ghiacci e li segnano soprattutto. Noi abbiamo un 2 su 2 di troppo ai tiri liberi, mentre loro sono già al nono tiro libero concesso e realizzato soprattutto. Rullo un po' in ombra nelle ultime partite di Pistoia con qualche palla persa di troppo. Galanda adesso si gira su Tavernari, l'ex compagno di squadra. L'ex di turno che manda il lunetta Galanda. Arma letale che segna il primo tiro libero. Secondo tiro libero che rimbalza sul ferro e poi muove la retina Sorrentino, marcato stretto da Saccaggi. Ghiacci, fallo di Rullo che spinge, no, e questo è fallo. Fallo inutile questo. Bell'anticipo forte di Saccaggi su Sorrentino. Rullo, altro fallo. Ragazzi, tre falli in tre azioni ci hanno fischiato. O difendiamo meglio. Però è buono, cioè è una buona, si può leggere in due modi, una buona aggressività di Pistoia che però in questo momento sta sfociando in falli, in soli falli. Poche le palle recuperate da Pistoia, anzi no, non ha toccato il ferro, non l'ha toccata la palla. Considerata interferenza a canestro di Galanda e quindi i due punti per Scafati. Saccaggi che attacca il ferro, scarica per Borra che schiaccia. Bella giocata a due dei giovani di Pistoia. Galanda che si accoppia con Tavernari, insolito accoppiamento per Pistoia. Galanda costretto a inseguire Jonathan Mays. Ghiacci da tre sbaglia, quello fallo di Slay. Secondo fallo anche per Slay.
Rullo, fallo di Busciati, ancora Rullo, Morra! Morra! Punto del vantaggio per Pistoia, che viene subito cancellato dalla penetrazione di Mays. Giro chiamato lo schema da Saccaggi, esce Rullo in palleggio, si arresta da tre, tira, sbaglia, Borra a contendere il rimbalzo a Slay, però non trova successo, ancora Mays, Busciati, Slay, affinta il tiro, Borra rincorre Slay. 4 punti in fila per Scafati, che si riporta sopra 29 a 26 a 7.49 dalla fine. Sul punteggio di 29-26, con rimessa da fondo campo per Pistoia, qualche numero. Mays già a 9 punti col 100% al tiro, 7 anche per Slay, 4 per Ghiacci e Baldassarre. Saccaggi per Cortese, ancora Saccaggi. Dalla parte nostra invece abbiamo 4 di Borra, 5 di Galanda, 3 di Cortese, 2 di Saccaggi, 3 di Meini, 4 di Toppo e 5 di Graves. Saccaggi da 3 e la mette! Parità al Pala Carrara. Rosignoli contro Cortese, differenza di stazza notevole, non riesce però il centro avversario a mettere a frutto la sua stazza. Dentro! Palla che rimbalza due volte sul ferro e poi finisce dentro. Moretti che carica X sul cubo dei cambi. Mays, Ghiacci, Tavernari tira da molto lontano, sbaglia, abbracci sotto canestro tra Tavernari e Galanda, il tiro di Borra! Le bananine gialle stanno più ferme! Di Pistoia e 33 a 29 in un amen. Mays porta palla nella metà campo offensiva, la cede a Tavernari. Rosignoli marcato da lontanissimo da X. Slay porta il blocco. Adesso Slay contro Saccaggi, Slay allarga per Tavernari che sbaglia il canestro, Rullo, palla nostra, la palla è nostra, Rullo per X, attacca il canestro, Borra che lotta come un leone al rimbalzo, palla buttata al vento da Slay, recuperata, Borra! E alza troppo la parabola, ma buonissimo impatto di Jacopo. Finalmente i minuti di qualità che chiedeva coach Paolino Moretti. Rientra Baldassarre e Sorrentino per Slay e Tavernari. Borra i tiri liberi, non un cecchino anche lui, 65% di stagione, vediamo adesso. Sbaglia il primo, e sbaglia anche il secondo. Ghiacci attacca Cortese,
tuffato Rosignoli nell'acqua, nel mare. Esce Jacopo, tutti in piedi o quasi già, per Jacopo che ha mostrato dei miglioramenti notevoli in questa stagione, e il pubblico di casa lo ripaga con la giusta moneta. Rullo da play per Toppo che si gira su Baldassarre, fallo da dietro di Baldassarre, fallo da Tergo, come si direbbe nel gergo calcistico, e tiri liberi per Toppo. Sempre 33 a 29 per Pistoia. Toppo, migliorato anche lui tantissimo nella meccanica di tiro e anche nei tiri liberi. Ecco la gufata, ovviamente la gufata, fischiata un'invasione al rimbalzo. 34 a 29. Mays da play, attacca il canestro, si ferma, torna indietro, si arresta da tre e sbaglia. Bel rimbalzo di Saccaggi che vola, lancia Toppo il contropiede, no, così, occhio ragazzi, rullo sotto per X, arresto e tiro di Michael, sbaglia Baldassarre, salta più in alto di Toppo e tocca il rimbalzo e finisce nelle mani di Sorrentino. Mays ancora cambio accettato da Toppo, fallo di Saccaggi che cerca di mettersi davanti a Baldassarre. Esce proprio quest'ultimo ed entra, rientra Guido Meini, rimessa da fondo per Busciati, esce dai blocchi Mays, blocco di Baldassarre, ancora cambio accettato da Pistoia. Sorrentino per Baldassarre, si gira, fronte a canestro, Mays prende il rimbalzo in mezzo all'area biancorossa, poi Baldassarre commette un'infrazione di passi. Tecnico! Bella notizia! Terzo fallo tecnico, sì, terzo fallo di Mays e terzo fallo prima di Slay, quindi i due principali terminali offensivi di Scafati con tre falli. Buona notizia, almeno questa. Michael X, un cecchino dalla lunetta con oltre l'80% ai tiri liberi. Toppo, difficoltosa la rimessa con Sorrentino, molto aggressivo su Meini. Cortese, no, ma che fallo è questo? Ma è un fallo veramente inutile questo. Che manda il lunetta a Ghiacci. È un'azione offensiva nostra, sì. Si conclude con due tiri liberi avversari. E finalmente il primo errore dalla lunetta per i campani. Ghiacci. Secondo errore dalla lunetta.
X dall'angolo, attacca il canestro e appoggia il tabellone. Time out per Scaffati. Pistoia che allunga piano piano come una formica. 38-29, a 3:53 dalla fine. Rimessa da fondo per Sorrentino, marcato da Rullo. Mays per Ghiacci, sale Mays, anticipato forte da Meini. Ancora Mays, prova ad attaccare il ferro, scivola, Meini si getta come un avvoltoio sul pallone, poi getta la palla nelle mani del capitano! Del capitano! A sedere voi con le banane! Più 11 per Pistoia. Baldassarre, backdoor di Mays, che poi picchia una bella capocciata per terra, si alza per fortuna la guardia americana, un po' infastidito a dir la verità. Sfida classicissima, quella tra Pistoia e Scaffati, che negli ultimi 5 anni si sono affrontate ben 16 volte tra playoff e campionato. Il bilancio vede i nostri ragazzi in vantaggio, 9 vittorie a 7. Palla che esce di un nulla di Michael in arresto e tiro, e dunque Busciati. Cambiamo su ogni blocco. Baldassarre in avvicinamento, canestro di bella fattura. Intanto tifosi di Scaffati che non si ricordano di dover guardare la partita, e intanto noi piazziamo 2 punti facili facili sul Rullo, con Rullo. Sorrentino in palleggio, Mays da 3, bel canestro di Dwayne Mays. Rullo attacca il ferro e la mette da 2. Da 2, canestro di Rullo. Fallo di Meini con Mays in penetrazione. Bella prova di Mays. Fallo di Meini, partita fallosissima. Molto fallosa. 22 falli. Non è ancora terminato il primo tempo. Arma veramente letale fino ad adesso Mays. L'ho gufata anche per loro, ecco, però hanno preso il rimbalzo. Palla piena del capitano. No! Ma cosa fai? Michael! Cavolo, aveva le mani lì, Ghiacci già pronte. Topo per Graves. Passi. Chiamano passi dalla panchina. Chiamano passi dalla panchina di Scaffati. Baldassarre. Post basso contro Toppo, X tiene Ghiacci. No, ma come? Terzo fallo di X, questo inesistente veramente, eh.
Questo veramente inesistente. Entra l'arma letale, ma questo fallo veramente non ci sta. Intanto tiri liberi per Ghiacci. Gli altri quarti di finale che si vedranno a giocare domani tra il pomeriggio e la sera sono la prima classificata Sigma Barcellona che affronta gli emiliani della Bianco-Blu Bologna e la centrale del Latte Brescia per Forlì, ma intanto Rullo piazza la tripla del più 11. Dicevo, Brescia che affronta Forlì, mentre dalla parte di tabellone di Pistoia la super sfida Casale e Verona. Tanto Baldassarre riaccorcia le distanze, 6 secondi, 5, 4, Graves fa girare il pallone, fa girare il pallone, la palla quando gira entra, 51-41 a termine del primo tempo. Bentornati al Pala Carrara, amici di Pistoia Live, più 10 per Pistoia, e da inizio il terzo quarto con Meini in possesso di palla. Meini, Graves, Cortese, Toppo e Fajardo per Pistoia, dall'altra parte Sorrentino, Maze, Busciati, anzi Tavernari, Baldassarre, Slay e Fajardo rompe gli indugi e schiaccia subito nel canestro, 2 punti. Cortese su Tavernari, Slay, Ricciola, Maze, cade Graves e allora Sorrentino ha tutta la strada spianata. Sorrentino ti abbiamo visto. Questo è antisportivo, però calcia il pallone per riprendere posizione in difesa. Graves, blocco di Topo, Meini attacca, Maze, passi di Topo che non riceve bene il pallone sullo scarico di Meini. Sorrentino per Maze, fallo di Graves, secondo. Molto fallosa la partita, soprattutto per Pistoia, il solo a non avere falli è l'arma letale. Maze, tiri liberi, sbaglia il primo, 75% dalla lunetta per Dwayne Maze. Dentro il secondo, più 8 per Pistoia che adesso viaggia in contropiede con Meini, subito per Graves che si arresta, tira e segna. Più 10 per Pistoia. Sorrentino, sfondamento di Slay, quarto fallo di Slay. Quarto fallo di Ronald Sylvester Slay che va a riscaldare la panchina.
Toppo di corsa per fare la rimessa. Pressing alto di Scafati. Beini per Graves. Graves in palleggio per Mays. Toppo per Cortese. Graves, bella circolazione di palla per Pistoia. Toppo si alza dalla lunetta, tira e l'ha levata dal canestro, l'ha levata dal canestro. Lui sì l'ha levata, non Jack prima. Più 12 per Pistoia. Meini che tenta lo scippo dalle mani di un Mosho Mays. Time out per Scafati. Paolino chiama l'armata in panchina. Più 12 per Pistoia a 8 e 12 dalla fine. Rimessa dal fondo per Sorrentino. Difesa allungata anche per Pistoia. Ricezione per Patrick Baldassarre. Stava per essere scambiato con Boccavero nel mese di marzo. Piede di Fajardo che blocca l'azione offensiva di Ghiacci. Poi trattenuto Baldassarre. Invece è stato tagliato Porta, play argentino. Preso al posto di Bulleri a inizio stagione. Mays alza la parabola e brucia tutti. Meini per Graves. Toppo, ribalta per Cortese. Meini ancora per Toppo. Zona 1-3-1 di Scafati. Passi di Cortese. Più 10 per Pistoia. Sorrentino per Ghiacci. Baldassarre. No. Fallo di Cortese. Ancora falli per Pistoia. Graves anticipa Mays. Ricezione per Ghiacci contro Toppo. Ghiacci si arresta e commette passi. Rimessa dal fondo per Cortese. Graves passa alla metà campo. Palla sotto per Toppo. Fajardo. Trova due punti facili. Oscuro il lavoro di Fajardo all'interno della Giorgio Tesi, ma molto prolifico. Ghiacci affronta proprio Fajardo e Cortese arpione il rimbalzo. Rischia la palla persa. Cortese anticipato da spalleggia sul piede Tavernari. Si palleggia sul piede Tavernari. Graves porta la palla nella metà campo offensiva, marcato da Mays. Attacchiamolo Mays, c'ha tre falli. Toppo, Cortese. Cortese! Cortese! Cortese ha spiccato il volo! È salito in cielo il numero 13! È salito in cielo! Separato gli atomi del canestro. Mamma mia Ricky, bravo Sorrentino. Mamma mia. Time out Scafati per rimettere a posto il canestro, secondo me. Per rimettere a posto il canestro. L'Aeronauta
ha fatto un'esplorazione su Marte e poi è tornato da noi. 61-47 a 5-58 dalla fine. Torniamo al Pala Carrara, un toppo in rimessa tra le mani dell'Aeronauta che porta palla nella metà campo offensiva, blocco di Fajardo, palla per Fajardo che la gira per Graves, si arresta e tira da due, fallo di Baldassarre a rimbalzo. Intanto Orgia sulle spalti ospiti, mai non più interessati alla partita, si divertono con le banane gonfiabili, lasciamoli fare. Cambio per Pistoia. Esce Toppo ed entra Galanda. Fajardo per Graves. Graves si arresta ancora e tira. Fajardo controlla e rimbalzo e l'appoggia sotto canestro. Più 16 per Pistoia. Non molliamo, distruggiamoli. Sorrentino da 3 porta i suoi a meno 13. Graves per Galanda, ancora Graves. Antonio Slay tornato in partita con 4 falli. Eccolo Ronald Slay contro Fajardo. Appoggia due buonissimi punti al tabellone. Maini per Fajardo, per Cortese. Graves brucia tutti Graves. Brucia tutti e appoggia due punti con fallo al canestro. Escono Cortese, Maini ed entrano Saccaggi e Rullo. Tiro libero per Graves che esce. Busciati. Maze. Baldassarre, Busciati. Galanda, Busciati. Stoppato da Saccaggi. Galanda in versione play porta palla nella metà campo offensiva. Graves attacca ancora il canestro, palla che finisce nelle mani di Rullo, finta di tiro, poi palla che va a Graves. Fajardo con un gancio scelo, ma non fischiare fallo, ma che fallo è questo? Sono rimasti agganciati. Esce Fajardo, rientra Borra, forza Jacopo. Vogliamo un impatto come in precedenza. Mamma mia Saccaggi, quasi con la rubata. 3 minuti e 20 alla termine del terzo quarto, più 15 per Pistoia. Esce Ghiacci dai blocchi, palla sotto per Baldassarre, arretto da Galanda. Ecco Michael X. Ecco
esce Graves, dentro a X. Mays da 3, cross, palla che finisce sotto le gambe di Galanda, peccato. Slay, bel rimbalzo di Borra, Saccaggi. Saccaggi ancora, gioco a due con Galanda, palla sotto per Jack. Maze per Ghiacci. Slay da 3. Più 14 per Pistoia. Fallo di Baldassarre. Tiri liberi. No, rimessa. Saccaggi per Borra. Per X, rullo per Borra. Borra! Forza ragazzi! Più 16 per Pistoia, a due minuti scarsi dal termine. Mays per Ghiacci, Ghiacci per Slay, con Borra sulla faccia, piazza un altro canestro da 3. Saccaggi per Rullo, per Saccaggi, Borra. Ribaltamento per Rullo, ancora Borra, prende il tiro, sbaglia, non entra di un nulla. Buona azione offensiva però di Pistoia. Fallo di Borra che era fermo ma in pressione su Slay. Terzo fallo di Borra. Tiri liberi per Slay. Entra il primo. Meno 12 di Scafati, che con Slay sta trovando punti offensivi. E allora nulla gufo. Rullo. Meno 11. Saccaggi. Per Rullo. Rullo sbaglia. Maze. Trova Baldassarre. Ancora fallo. Quarto fallo di Borra. E ancora tiri liberi per Scafati. Ed ecco che rientra Fajardo. Tanti tiri liberi per Scafati, 19, 14 a segno, solo 11 invece per Pistoia e 7 a segno. Entra anche il secondo e dunque meno 9 al termine del terzo quarto. Pistoia che si è fatta quasi dimezzare il vantaggio, attenzione ragazzi. X per Fajardo, brutta palla ma finisce le mani di X. Fajardo, rullo, 5 secondi,
4, 3, 2, 1, rullono! Sfondamento! Sfondamento di Rullo. Brutto momento per Pistoia. Che sotto i colpi di Slay. Si è fatta rimontare i punti di vantaggio usciti dall'angolo. Baldassare, scusate. Due secondi, uno, Rullo sbaglia. Sorrentino esulta come se avessero vinto. In effetti hanno recuperato un buon scorcio di vantaggio. Pistoia che conduce sempre di 6 punti, 71-65. Quarto decisivo per questo primo turno di playoff tra Pistoia e Scafati, più 6 di Pistoia che si è messa davvero a recuperare un vantaggio enorme. Sorrentino per Ghiacci. Slay con la maglia in mano di Galanda, Ghiacci. Già un fallo. Terzo fallo di Galanda. Tiri liberi e tiri liberi e tiri liberi. E tiri liberi. E lo sbaglia almeno. Assegno il secondo. Meno 5 di Scafati, che ha recuperato 10 punti negli ultimi 3 minuti di terzo quarto. Dix. Occhio ragazzi, concentrazione. Dix per Meini, per Graves. Tacca il canestro Graves e segna. No, no, il tecnico Maremma Maiala. Perché devi prendere il tecnico? Perché? Perché? Tecnico veramente inutile, però la tensione agonistica di Graves. Slay fa 2 su 2, riporta i suoi a meno 5. Sorrentino per Ghiacci. Sì. Tecnico, vai. 2. Pari per il tecnico. X. No! Sbaglia il tiro libero Michael. Oh! Più 6 per Pistoia. Meini.
da tre. Michael X. Slay. Sorrentino. Ancora Slay. Tira in faccia a Galanda e fa canestro. Graves ancora per X, per Meini, per Galanda, per l'arma letale. Slay per Baldassarre. Ancora Slay, basta Slay da tre, basta, non sei LeBron. Graves. Più 10 di Pistoia a 8 minuti dalla fine. Rimessa per Mase nelle mani di Baldassarre. Mase. In palleggio. Per Ghiacci. Che sfonda! Ghiacci in sfondamento! Su Michael X. Secondo fallo di Ghiacci. Meini per Fajardo, per X, per Meini da tre. Meo sbaglia, rimbalzo però è di Graves. Calma ragazzi, bene così. Toppo per Graves sotto gamba. Ancora Graves, si gira, toppo dalla media. Toppo. Ghiacci cerca Slay sotto canestro, ancora con quattro falli. Ronald Slay che spara sul tabellone, contropiede di Pistoia con Meini che corre, si arresta da tre e mette da tre. +15 per Pistoia. Ghiacci non riesce a dare palla sotto per Baldassarre. Bellissimo lavoro in difesa di Graves. Fallo di Baldassarre su X. Quarto fallo di Baldassarre. Ed esce e va in panchina. Esce Fajardo ed entra l'aeronauta. Meini. Per X, per Cortese. Sale Graves, preso in consegna da Mase. Toppo. Meini, 6, 5, 4, 3, 2, un secondo sul cronometro dei 24. E Moretti vuole sfruttare anche questa occasione. Dunque, timeout 86 a 71, a 6 minuti dal termine. Un secondo sul tabellone dei 24 per Pistoia. Moretti ha preparato la rimessa, vediamo cosa viene fuori. Speriamo soprattutto in non una palla persa.
Bella rimessa. Ancora no, bella un cavolo. Bella un cavolo. Si era liberato Cortese sulla lunetta, ma non è stato servito. Palla che poi è finita in angolo. Mays, marcato da Graves. Attacca Mays, gira nell'angolo per Sorrentino che crossa. Fallo di Mays, quarto di Mays. Fallo abbastanza inutile e sciocco. Topo per Meini. Cortese per Graves. Topo. Gancio di Topo. Sorrentino per Slay, ancora Sorrentino da tre, sbaglia Ghiacci e Meini, vola il contropiede, apre per Cortese con un tiro da tre. Cortese da tre. Mays con fallo. Fallo tecnico al numero 35 Ronald Slay, che va dritto dritto dietro i cartelloni pubblicitari. Attenzione a Meini però, che è rovinato a terra. Intanto Slay protesta con gli arbitri, ma si va a sedere in panca. Speriamo niente di grave per Meini, accolto dalla marea di applausi. Cori ben indirizzati a un tesserato avversario. Tiri liberi per Mays. Poi ci saranno due tiri liberi per il tecnico. Mays sbaglia il primo. Mette il secondo. Tifosi avversari vogliono già tornare a casa. Vi aspettiamo tutti a scafati. Esce proprio Michael X. Ed entra Jacopo Borra. Meini è anch'esso in panchina. Saccaggi per Rullo. Ultimi 4 minuti e mezzo. Ancora Saccaggi per Cortese. Sotto per Borra. Fallo di Baldassarre, che andrà a sedersi in panchina. Rassegnati ormai. Sono venuti qua a fare una bella gita a Pistoia i tifosi scafatesi. Un po' di minacce in qua e là, tanto per cambiare. Borra sbaglia il secondo tiro libero.
94 a 72 il parziale a 4 minuti e 20. Caro della Maraonda, Cortese con fallo su Sorrentino. Rullo a 4 minuti dalla fine, più 19 per Pistoia, con Rullo scarica per Saccaggi, rifiuta il tiro, fallo di Tavernari che colpisce da dietro Saccaggi. Saccaggi in lunetta, due tiri liberi. Sbaglia il primo. Mette il secondo, più 20 per Pistoia. Sorrentino in palleggio. Per Ghiacci. Per Rosignoli. Ghiacci contro Borra, per Sorrentino, ancora Ghiacci. Non siamo in NCAA, si chiama Lega 2, ci sono 24 secondi, non 35, e dunque palla persa per Scafati. Saccaggi per Borra. Ancora Saccaggi. Attacca il canestro. Scarica per Borra. Palla che però finisce nelle mani di Tavernari. Tavernari da tre. Cross di Tavernari. '95 a '75. A 3 minuti dal termine. Saccaggi in palleggio. Borra. Aspetta Rullo. Rullo contro Mays. 7 secondi, ancora Rullo. Blocco di Borra, se ne va Rullo, schiaccia per Toppo e appoggia il canestro. Si sfiora il centone. Si sfiora il centone al Pala Carrara. Bella prova dei ragazzi che si sono riscattati alla grande dopo, possiamo dirlo, una brutta figura in quel di Veroli. Occhio alle cadute. Toppo alla fine conquista come un guerriero il rimbalzo. Fallo di Saccaggi. Terzo fallo di Ghiacci. Saccaggi a tiri liberi. Segna il primo. Quota 98 per Pistoia. '99. Mays in palleggio. Palla per Ghiacci, scarico per Rosignoli. Sbaglia il canestro da sotto Rosignoli. Fallo di Borra che esce dalla partita. Quinto fallo di Jacopo.
Entra Matteo Caroli. Rosignoli a tiri liberi. Primo assegno. Adesso è solo far trascorrere questi minuto e 47 secondi. Rullo, finta, buono, saccaggi per Caroli da tre, sbaglia, peccato. Rosignoli contro Cortese, fallo. Quarto fallo di Cortese. Esce l'aeronauta che ha fatto saltare in piedi tutto il Palla Carrara con quella schiacciata travolgente. Ecco la Barahonda che chiama il tutti in piedi. Tiro libero a segno. Più 21 per Pistoia, a cui manca un punticino per sforare quota 100. Saccaggi, possesso di palla, Grillini attacca il canestro per Rullo da tre con spazio. 102, Ghiacci però è contropiede. Rullo per Grillini, Toppo, Saccaggi, un minuto al termine. Rullo per Caroli, sotto Grillini si fa scippare il pallone, anzi lo perde da sé. Meis per Busciati che perde palla anch'esso. Rullo lancia in contropiede Fiorello. Toppo! Meis, Izzo, finta al tiro, poi si arresta, spara un tiro sul ferro. Dai, che fallo del cavolo, scusate la parola. 104-83, fallo a 17 secondi dalla fine, per quale motivo? La gente va già via. Saccaggi dalla lunetta. Saccaggi segna i tiri liberi. Meis porta la palla nella metà campo offensiva, chiama anche lo schema. Rosignoli sbaglia con Grillini davanti. Saccaggi termina con la palla in mano. Pistoia batte 106-85, scappati. Gara 1 di quarti playoff. Partita in equilibrio. Poi Pistoia ha preso il largo. Solo una piccola defiance a termine del terzo quarto, ma poi Pistoia ha controllato ampiamente la partita. Un saluto e un ringraziamento da Alessio Neicini. È tutto da Pistoia Live. Siamo contenti di come abbiamo approcciato questa gara, di come abbiamo eseguito il piano partita, che è stato
un piano che alla fine era basato sulla semplicità, su niente di nuovo rispetto alle nostre abitudini, ma alla fine, come dico sempre ai ragazzi, non è cosa si fa, è come lo si fa. E questa sera tutti quanti sono stati interpreti delle mie indicazioni, delle nostre indicazioni in maniera veramente straordinaria, con il giusto atteggiamento, con la giusta attenzione, con il giusto sacrificio e soprattutto con la giusta intensità. La partita è stata abbastanza a contatto per 15 minuti, poi abbiamo dato un'accelerata al ritmo grazie alla nostra panchina che questa sera ha dato un contributo importantissimo, ma soprattutto in termini di qualità. Abbiamo avuto una gestione dell'attacco ottima, poche palle perse, un rapporto palle perse assist straordinario, quindi questo è quello che intendo per grande apporto dalla panchina. Qualità, tutti quanti ci hanno dato qualcosa di importante. Devo dire un calo nel terzo quarto, verso la fine del terzo quarto, però poi all'inizio del quarto siamo riusciti a riallungare, che diciamo dal punto di vista strettamente psicologico è stato, diciamo così, il colpo che ha, credo, piegato le gambe della fiducia ai nostri avversari, che poi non sono più riusciti a rientrare. Siamo consapevoli che è solo il primo capitolo, è la prima cosa che ho detto ai ragazzi in spogliatoio. Purtroppo aver vinto di 20 punti non ci dà nessun vantaggio per gara 2, e quindi dobbiamo semplicemente pensare con umiltà che abbiamo solamente archiviato una partita, una vittoria, ma che i nostri avversari feriti da questa sconfitta si presenteranno ancora più decisi a poter strappare il pallino del vantaggio campo in gara 2. Quindi è fondamentale approcciarla nella stessa maniera, con la stessa umiltà e con lo stesso attenzione, sacrificio e intensità, con le 3-4 cose che ho detto all'inizio. Questa sera i numeri ovviamente premieranno più un giocatore piuttosto che un altro, i minuti sono stati più di qualcuno e meno di un altro, però la cosa che mi è piaciuta di più questa sera è stato quanto quanto è stata distribuita la pericolosità e la produzione in tutti i campi, non solo in termini di punti, tra tutti i giocatori. E la cosa più importante di questo fatto non è la vittoria, ma è che ciascun giocatore, io spero, già nella mia testa era così, ma ciascun giocatore questa sera deve portarsi con sé a casa la consapevolezza di essere stato importante per questa vittoria, no? Di aver dato, ciascuno di loro ha dato un contributo importante, un mattoncino importante per questa vittoria, e questo fa di un gruppo forte un gruppo ancora più forte, no? È questo che rende ancora più solido il gruppo. Beh, direi che la chiave della partita sono stati due momenti, quello del secondo quarto dove non siamo riusciti ad arginare la transizione offensiva di Pistoia, che ci ha punito con un paio di tripli che ci hanno spezzato le gambe, nel momento in cui noi abbiamo cominciato a fare rotazioni, avere rotazioni bene o male anche se vogliamo obbligate, visti i problemi di falli molto che ci ha colpito abbastanza oggi, abbastanza in fretta. Il secondo momento è quando siamo tornati vicini alla partita, e anche in quel momento lì purtroppo abbiamo peccato un attimo di tensione, al di là del non mi è piaciuto assolutamente il signor Attard, che ha pensato bene di ergersi a protagonista di questa partita, bene o male molto nervosa. È chiaro che anche noi facciamo la nostra parte, ma insomma sono stati due fischi che non mi sono piaciuti. Al di là di questo, al di là dell'aspetto appunto nostro, voglio parlare solo di noi, abbiamo giocato contro una squadra che ha ritrovato assolutamente fiducia,
che è riuscita ad attaccare la nostra zona prima ancora che ci schierassimo. E ovviamente dobbiamo giocare la gara 2 cercando di avere qualche rotazione in più, qualcosa in più ovviamente da tutti, perché come ho detto sono stati chiari oggi i due punti dove abbiamo preso break e ovviamente dobbiamo avere un po' più di rotazione, dobbiamo avere un po' più di un po' da parte di tutti, ovviamente iniziando dalla difesa. Quando si lascia la squadra avversaria superare i 100 punti, fai fatica a vincere. Che mi fa? Una birra, va vai. Sì, siamo stati veramente molto bravi tutti questa sera. È una cosa che un po' mi aspettavo, perché secondo me abbiamo lavorato molto bene anche durante la settimana. E secondo me non era facile. Dopo una brutta sconfitta come quella di Veroli, siamo stati bravi a capire bene il momento e a non lasciarci trasportare dalle negatività che potevano esserci. Siamo rimasti concentrati, abbiamo pensato solamente alla partita di questa sera, già da lunedì, e siamo stati bravissimi da tutta la settimana, secondo me. Questa sera è stato solamente lo specchio di quello che c'è stato durante la settimana. Come diceva Paolo prima, Roberto, il primo strappo alla partita è arrivato con tutti gli italiani in campo, e questa è un'altra cosa che era successa durante la settimana. Anche durante la settimana avevamo quel tipo di quintetto lì in allenamento, facendo partitelle, eravamo andati molto bene, quindi siamo stati bravi a ripeterci in partita. No. Come si dice in questi casi, detto, è solo gara 1, quindi vabbè, se vinto, ma subito. Cioè, diciamo che possiamo essere contenti per un'altra oretta forse, poi dopo è il caso di cominciare a pensare alla prossima, perché ogni partita è fondamentale, importante, quindi non possiamo sentirci appagati dopo aver vinto gara 1, assolutamente. Anche se abbiamo fatto una buona partita, dobbiamo cercare di far tesoro delle cose positive che ci sono state questa sera per riproporre dopodomani, però. No, lei è un giocatore molto forte, ma l'abbiamo fermato di squadra, l'abbiamo fermato facendo una gran staffetta. Fiorello ha fatto un ottimo lavoro, prima di me, dopo di me. E a dire la verità, secondo me doveva uscire dalla partita anche molto prima di quanto è uscito. Forse qualche fallo gliel'ha ringraziato per tenerlo un po' in campo. Però siamo stati bravi, siamo in tanti e a staffetta l'abbiamo coperto bene. Ho anche guardato, noi abbiamo avuto delle ottime percentuali, speriamo di avere anche in gara 2 chiaramente, però se non fosse così bisogna essere bravi a vincerla in altre maniere. E sicuramente abbiamo giocato un'ottima partita, ma avremo anche il tempo per riguardare gli errori che abbiamo commesso, soprattutto in difesa, e migliorare alcuni aspetti che ci porteranno, insomma, speriamo, a giocare ancora meglio dietro. Ho provato, non so se era proprio una schiacciata, sicuramente è la più brutta del campionato, ma è la top 10 per la più brutta, però sì, dai, più o meno. Beh, abbiamo incontrato Veroli dove loro giocavano a mente aperta, è stata una partita che noi non ci aspettavamo, a dire la verità, e forse neanche loro. E l'abbiamo subito cancellata, il giorno dopo già non c'era più negatività in palestra, quindi quella è stata una sconfitta che abbiamo completamente cancellato, e noi ripartiamo da questa vittoria per lavorare ancora meglio e presentarci dopodomani ancora più pronti.